Buongiorno a tutti, benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo il gelato al biscotto furbo variegato alla Nutella, senza l'uso della gelatiera. E adesso andiamo a prepararlo insieme. In una ciotola versate 500 ml di panna a lunga conservazione. Iniziate a montare con le fruste elettriche. In questa fase la panna non deve montare, deve solo schiumare. A questo punto aggiungete 250 g di latte condensato. Vi lascio il link del mio video sempre sotto giù nell'info box. Continuate a montare. La panna deve essere semi montata, altrimenti sentirete troppo il sapore del grasso. Ed ecco pronta la nostra base gelato. Adesso frullate 300 g di biscotti, possibilmente con le gocce di cioccolato. Frullateli grossolanamente, se rimangono dei pezzettini tanto meglio. Aggiungeteli al composto di panna e mescolate dall'alto verso il basso. Poi, come sempre, vi rimango sempre giù nell'info box tutte le dosi. A parte, in una ciotolina sciogliete 200 g di Nutella con 4-5 cucchiai di latte. Aggiungete il latte poco alla volta e mescolate fino a quando non avrete ottenuto una crema fluida. Dovete avere questa consistenza. Adesso versate un po' di gelato in una vaschetta. E adesso un'abbondante colatura di Nutella. Proseguite così fino a riempire tutta la vaschetta. E per ultimo un'altra abbondante colata di Nutella. E adesso mettete in congelatore minimo per 6 ore.
E adesso è arrivato il momento di gustarci il nostro gelato. Come avete visto, ragazzi, questa è una ricetta facilissima, senza l'uso della gelatiera. Ed è buonissima, io vi consiglio di provarla. Sembra di mangiare quel famoso gelato al biscotto, poi la variegatura alla Nutella gli dà quel tocco in più. Mi raccomando, provatelo e fatemi sapere. E iscrivetevi al canale.